Molto molto importante, perché fare 24 partite, fare 52 punti, 23 partite, 52 punti, una rincorsa dal 13° posto fino al primo, è chiaro, non è stato facile, ma c'è stata grande disponibilità nei ragazzi, abbiamo lavorato giorno per giorno per crescere, per migliorare sotto tanti aspetti e creare un gruppo che avesse una mentalità in casa e fuori casa, che andasse a giocarsi le partite per vincerle. Qui oggi per noi non era per niente facile, perché contro una squadra rivitalizzata da Serse sapevamo che era una gara molto molto difficile, in un campo, in un ambiente caldo, quindi ci voleva una grande prestazione sul piano del gioco, della personalità, della velocità di azione, di movimenti senza palla. Abbiamo cercato di farlo e l'abbiamo fatto bene. Peccato per i primi passaggi, abbiamo sbagliato nel primo tempo alla grande, poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche appoggio a mezzo al campo e su uno di questi abbiamo beccato una mezza ripartenza, no? E lì dovevamo prestare più attenzione attraverso coperture preventive più attente, ma anche su un palleggio in mezzo al campo più preciso. Poi però ci siamo rimessi comunque sotto, nella nostra testa c'era anche la convinzione di voler comunque andare a vincere la partita, per quelle che potevano essere le nostre caratteristiche, si sono inseriti due giocatori o giocatori che avessero anche, ci dessero ulteriore profondità davanti, e poi siamo stati premiati in questo senso dal gol del vantaggio. Però è chiaro che sapevamo che non era facile, perché il Pescara è sempre una squadra molto ben messa in campo, quadrata, compatta, esperta, con ottimi giocatori di qualità, e quindi ci voleva per forza un Palermo quasi perfetto oggi per poter fare il risultato qui. No, questa è la mentalità che dobbiamo avere, che abbiamo sempre avuto e che abbiamo, sulla quale abbiamo lavorato tanto e che dobbiamo avere in casa e fuori casa, andare a braccare la porta avversaria con più uomini, dare densità e numerica in area avversaria, creare anche psicologicamente preoccupazioni nei confronti dell'avversario proprio, e superiorità numerica in tutte le zone del campo. È chiaro, più ci conosciamo più riusciamo a fare le cose, siamo partiti forti, abbiamo aggredito alti, abbiamo giocato in fase di possesso, nel momento in cui perdevamo palla eravamo rapidi nella riconquista, eravamo intensi e molto aggressivi, e questo ci permetteva di rimanere con la squadra anche abbastanza alta. Non a caso non abbiamo dato grandi chance al Pescara, sapevamo che con Sforzini e queste due mezze punte ricercavano questa palla anche nel gioco aereo, nelle spizzate, nella verticalizzazione veloce. Abbiamo tenuto sempre la linea molto alta per cercare proprio di allontanare dall'area di rigore un giocatore molto forte come Sforzini, giocando bassi ci avrebbe sicuramente creato delle grosse difficoltà. Invece abbiamo lavorato molto in questi giorni su questi concetti qua, correndo in avanti e non all'indietro, e questo magari ci ha dato qualche vantaggio. Al di là degli episodi, però, c'è da rimarcare anche che il Pescara comunque sia un'ottima squadra, quindi oggi ci è voluto un Palermo quasi perfetto per poterne venire a capo, perché non era assolutamente facile. E poi ci tenevamo anche a dimostrare che noi, anche se qualcuno qualche volta aveva magari accennato al fatto che noi vinciamo o giochiamo bene contro squadre magari un po' meno inferiori, oggi ci tenevamo anche a sconfessare queste cose, perché non è vero assolutamente, perché siamo andati a vincere su tanti campi, abbiamo vinto con tante squadre sia in casa che fuori casa, andando a prendere in mano le partite, giocando a calcio e andando a riconoscere il nostro modo di stare in campo con la nostra mentalità, e quindi questo ci teniamo, anche se non abbiamo fatto nulla. Pensiamo già alla prossima partita, che è veramente una partita difficile contro il Siena, che è una squadra esperta, di qualità, ben guidata, e quindi sicuramente un altro confronto difficile e importante.